pasta. Ho messo nella pentola una cipolla, una grossa carota, qualche gambo di sedano, e vedete qui. Ecco, adesso metto l'olio e li faccio rosolare. Intanto sciacquo la trippa che ho comperato comunque già bollita, cioè già sbiancata. Va preparato anche del brodo, io lo faccio con i dadi, però si può anche usare il brodo di carne, anzi sarebbe meglio solo che non ho fatto il bollito in questi giorni per cui non ce l'ho. Intanto le verdure stanno rosolando. Allora io ho 2 kg di trippa, questa è una trippa mia, adesso diamo una bella mescolata, ecco, e si lascia cuocere un pochino, poi dopo si aggiunge il brodo. Adesso bisogna farlo insaporire con la verdura però, e adesso ci mettiamo il brodo. La sentite questa voce? È un'intervista di André. Eccolo qua. Intanto che preparo la trippa, mi ascolto un programma su De André. Bello, eh? E adesso copriamo la pentola. Ecco qua. Mettiamo i pelati. Si mescola. Allora, con 2 kg di trippa mettiamo 2 scatole di pomodoro. Bene, mescoliamo bene. Intanto parlano del rapimento di De Andrea alla televisione. E noi chiudiamo la pentola con il coperchio. Ho aggiunto qualche aroma, ho messo un po' di salvia, rosmarino e alloro. Adesso metto un pochino di sale perché l'ho provato, è un po' da aggiustare di sale e lo lascio cuocere ancora. Ho aggiunto alla trippa anche qualche fagiolo che avevo lessato, danno un buon sapore, eh? Allora, la trippa cuocerà ancora per un bel po' perché un paio d'ore di cottura ci vuole perché il brodo deve prendere proprio il sapore della trippa. Ve ne accorgerete anche provandola che man mano che cuoce cambia il sapore del brodo. Allora, fine cottura. Tradizione vuole che si metta in una scodella, però non siamo più in quegli anni là, possiamo anche metterla in una fondina. Andrebbe poi grattata sopra la trippa del parmigiano reggiano, o quello che volete, insomma. E poi c'è anche chi magari aggiunge un pochino, poco, di vino rosso. E qui va proprio a gusti, va proprio. Deve essere un po' consistente, cioè non troppo liquida. Al limite, se vedete che è troppo brodosa, però il sapore è quello giusto, e dite, cavolo, magari se la faccio asciugare troppo diventa salata. Potete sempre prendere una pallina di burro, la sporcate dentro un po' di farina bianca, la compattate, la mettete dentro e vedrete che farà un brodo un pochino più, capito, un po' più spessino. Questo qui, vabbè, è una delle cose che si fanno comunque normalmente, penso che lo sapete anche voi, eh? Anche per addensare le salse alle volte. Ci vediamo dopo. La trippa è pronta, ho già messo il formaggio. Si sente un profumino. Adesso vado a tavola e me la mangio tutta. Ciao, grazie per essere stati sul mio canale. Se volete restare aggiornati quando metto i video, ricordatevi di cliccare la campanella.